facciamo un approfondimento sul termine visione e quindi cos'è all'interno di una pianificazione strategica. La visione è l'immagine e deve essere quanto più un'immagine nitida, come un'immagine della casa, non solo intesa come luogo fisico, in cui la comunità vuole vivere. Deve essere una visione travolgente, che ispira fiducia, ambiziosa, ma raggiungibile. Si deve far desiderare ardentemente. La luce di un sole di mezzogiorno la deve tenere costantemente illuminata e se viene qualche giorno in cui il sole è coperto, l'amministrazione comunale deve fare tutti gli sforzi per non farla scomparire dagli occhi dei cittadini. Una visione così non può che essere fondata su principi e valori condivisi, che facciano riferimento alla sostenibilità e all'equità inter ed intragenerazionale. Per rendere la visione più tangibile e più vicina, è bene che i responsabili del progetto la comunichino insieme ad obiettivi concreti da raggiungere, nel breve soprattutto, e che una volta raggiunti si faccia un'attività di comunicazione e di festa. Desidero ribadire che la visione per essere efficace deve essere entusiasmante e attrattiva e deve scaturire da un processo partecipativo di co-creazione. Una visione non può essere calata dall'esterno o dall'alto, né tantomeno imposta. Dopo essere stata co-creata e condivisa, la visione va costantemente ispirata ed alimentata in un processo continuo di chiarimento, cioè di eliminazione delle zone che sono sfocate, di quelle che la comunità vuole veramente raggiungere. La visione del futuro può dirsi solida e attraente solo quando saprà dare ai vari soggetti attori del territorio, e quindi a ciascun cittadino, la spinta a muoversi per colmare la distanza tra la realtà presente e la visione stessa. Grazie al fatto di avere riferimenti comuni, cioè valori, principi e obiettivi, e di poter concordare su una direzione condivisa rispetto a qualsiasi orizzonte di tempo, scala spaziale o ambito decisionale, ogni componente della comunità potrà muoversi in maniera autonoma, imprenditoriale ed auto-organizzata, secondo il principio di sussidiarietà, operando e convergendo sempre verso il bene comune. Per avviare il processo di co-creazione e condivisione della visione, le amministrazioni dovranno sottoporre, nelle forme più opportune e più attrattive alla popolazione, alle organizzazioni e a tutti i portatori di interesse, domande che stimolino una proiezione verso il futuro, distaccandosi dalle contingenze dello stato presente. La visione definita dovrà infatti avere un orizzonte temporale pluridecennale ed intergenerazionale e dovrà essere in grado di visualizzare trasformazioni anche radicali della realtà attuale. Le domande di tipo generale che si possono somministrare per chiarire una visione sono, ad esempio, come immaginate il luogo e la comunità dove vivete nel rispetto dei valori e dei principi fondanti della comunità e nel rispetto dei principi di sostenibilità? Che risultati volete ottenere? Che cosa volete creare per il vostro futuro e per quello delle generazioni che verranno? E poi, per definire in maniera più specifica una visione, si possono fare le seguenti domande. Per cosa vorresti fosse riconosciuta nel mondo la tua città? Cosa della tua città vale di più, cioè ha maggior valore per te? Cosa significa per te vivere qui? Di cosa ha bisogno la tua città? Quali sono le tue speranze, i tuoi sogni per la tua città tra 25 e 50 anni? Descrivi la città che tu vorresti lasciare in eredità a tuo figlio o alle generazioni future. Che contributo saresti disposto a dare per far accadere tutto questo? Bene, i contributi così forniti dalla popolazione devono essere raccolti e ordinati organicamente e studiati approfonditamente per vedere emergere le costanti che più fortemente rappresentano i desideri profondi delle persone. Così facendo, ogni attore che vive il territorio sarà stato protagonista della creazione della visione e più facilmente potrà essere coinvolto, per quanto di sua competenza e delle sue possibilità, alla redazione di documenti e progetti del piano strategico. La pubblicizzazione con qualsiasi mezzo possibile
non solo sui portali internet, di tutto quanto accade, darà a tutti l'opportunità di aver ben chiaro come si sta procedendo e permetterà di conoscere i ruoli e i compiti che gli spettano nella realizzazione del progetto condiviso. Avrete sicuramente inteso che la partecipazione attiva della comunità prevista dal modello di mostra non è limitata alla sola attività di ascolto, ma implica un coinvolgimento diretto nella discussione, strutturazione e deliberazione degli obiettivi e delle modalità con i quali raggiungerli. Poiché non si può avere successo isolatamente, né avanzare verso una visione di lungo termine senza considerare gli impatti che si manifestano in altri luoghi del pianeta, o senza tener conto di come accadimenti remoti nello spazio impattino le attività a livello locale, non si deve sottovalutare l'importanza di creare e promuovere network locali e sovralocali, nazionali e internazionali. Avere costantemente presenti nella propria pianificazione strategica l'interconnessione e l'interdipendenza con le realtà circostanti è un elemento fondante di un processo di successo, perché oggi più che mai le nostre attività dipendono da quanto succede al di fuori e i risultati a livello locale derivano dalle dinamiche che caratterizzano la propria area geografica, la propria provincia, nazione, continente e il mondo intero. Quando le azioni del proprio comune si fondano anche sull'obiettivo di sostenere altri comuni, regioni o popolazioni, le probabilità di esito positivo aumentano.